L'INPS può diventare sempre di più un hub per le politiche sociali e del lavoro, accompagnando gli interventi di sostegno al reddito con l'inserimento delle persone nei circuiti di riqualificazione, formazione, orientamento e ricollocazione lavorativa. È quanto emerge dalla presentazione del documento generale del Consiglio di indirizzo e vigilanza dell'Istituto di Previdenza. Il Paese ha bisogno di più sostegno, non hanno bisogno le persone, le famiglie, le imprese. L'istituto si deve trasformare, come in parte sta facendo, per essere più efficiente, per dare servizi più puntuali e quindi per essere anche punto di riferimento di una nuova politica di welfare che sia sempre più inclusiva, che sia sempre più solidale e anche più efficiente. L'INPS avrà un ruolo centrale anche nell'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza sul fronte delle politiche attive. Oggi possiamo dire che l'INPS è molto all'avanguardia rispetto anche ad altre pubbliche amministrazioni sull'interoperabilità dei dati, sui processi di digitalizzazione e da ultimo sui progetti PNRR. L'INPS è un ente attuatore del PNRR, abbiamo ricevuto, anzi riceveremo nell'arco del periodo 189 milioni, abbiamo già ricevuto la prima tranche di oltre 30 milioni di euro per implementare oltre 132 nuovi servizi e progetti. Io credo che sia importante sottolineare il ruolo dell'Istituto e anche la capacità che ha di poter contribuire a riforme importanti attraverso quella base dati infinita con infinite possibilità che è data ovviamente dall'anagrafe dei percettori di alcune misure di sostegno al reddito. Poi teniamo conto che l'Istituto gestisce tutte le posizioni assicurative e previdenziali e tutta la parte relativa al versamento della contribuzione delle imprese e quindi conseguentemente anche all'accredito pensionistico per i lavoratori.